Buonasera, questa è la storia di una grande amica, no, forse questo è un altro programma, tutte le volte mi sbaglio, scusatemi, e non ridete di là perché vi tiro questo e vi spacco la faccia. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, oggi, dopo tanto tempo, abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare. Oggi Giordana non mi hai, non lo so perché i capelli davanti agli occhi vedo un po' strano, No. Allora, dicevo che oggi abbiamo un ospite importantissimo, abbiamo delle sigle nuove che vedrete all'interno dei nostri video perché ci siamo eruditi, abbiamo fatto una fatica, bravi, ma eruditi, ma senza dilungarmi tanto, abbiamo niente che di meno la nostra suora che ci farà una parabola nuova, ma anche delle cose nuove da dirci. Quindi la mandiamo subito alla sigla della suora e... Ma Dio, come sono stanco questo periodo. Mandiamo subito la sigla della suora. Picchio quel deficiente là che non impari, perché Maurizio mi hanno detto che non vuol far più da mangiare. Cioè, veramente è una cosa che così impari. Cosa urli? Guarda che io sono Mac, ti vengo, ti ecco. E quindi lanciamo questa sigla con la spada che dovrebbe tenere Capitan Sebastian, che è sparito, anche lui non si sa. Lasciamo sigla, la nostra amica, la suora. Eccomi qua, grazie Marione che mi ha invitato. Come vedi, sono passato da casa tua. C'è però quell'ignorante di Maurizio che non fa più da mangiare, cosa gli è venuto, non so, prima facevo tutte le ricette, certe cose da... non fa più niente, ignorante, non ho niente da buttarti, ma comunque sono venuto qui perché col mio camion ho preso un camion di morchio esagerato, perché sono andata a ritirare, e adesso ti spiego, è successo, sono andata a ritirare il vaccino per fare il Covid alle sorelle, perché io sono molto caritatevole e quindi sono andato a prendere il vaccino che abbiamo studiato insieme alla nonna. Tu hai visto che la nonna la scorsa settimana era su Marte? Ebbene, con un team di scienziati, uno, che invece è abbastanza, hanno scoperto con tutte le varianti, hanno chiamato Biongeometra, ci sono tutte le varianti, qualsiasi. Questo è un vaccino che andrà benissimo, vanno fatte 72 iniezioni, di poco, però andrà benissimo, e questo è proprio un import-export, che loro da noi chiedono soltanto un po' di verde, qualche pianta, però la nonna, grazie a me, cioè no, diciamo che l'ha voluto dedicare a me, insomma l'ha chiamato Nautilus, ecco, quando arriverà il Nautilus io alle mie consorelle farò questo vaccino nuovo che è proprio interstellare, perché è dalla nonna che è su Marte. Ciao nonna, ma come sempre sono qui per fare la mia parabola, una parabola oggi del viandante caritatevole. A quell'epoca c'era Moseppe, chiamiamolo così perché non mi ricordo più il nome, era talmente deficiente, Moseppe, che è turbato e malcontento di tutto quello che succedeva, ha deciso di andare da solo nel deserto. E quando sei nel deserto si sa che il deserto, scusate un secondo, sì, pronto, ecco, perché sto facendo la parabola, certo, quando vengo indietro ti porto anche la grappa, certo, quale, quella del Brubone? No? Cosa vuoi? La Fallet? Dimmi te che grappa vuoi? Perché insomma basta, perché sei ignorante con la pietra. Sì, che sempre sia lodato. Speriamo venga anche da... Sì. In alto i nostri cuori. Speriamo che tu ci vada alla svelta. Certo. Infine, guarda che... Scusate, mi metto a posto. Mi hanno fatto perdere il filo di discorso quell'ignorante lì. Come sempre sono qui per fare la parabola. Adesso io ho parlato della nonna, che è la che ci guarda dall'alto dei cieli. Presto la raggiungerà anche la superiora. Speriamo in un'altra maniera che la raggiunga diversamente, perché è una va bene. E quindi parlo della parabola di oggi, che si tratta del viandante caritatevole. A quell'epoca un certo Moseppe, pure mi sembra che mi si chiamasse così, aveva deciso di andare nel deserto perché aveva tanti pensieri per la testa e voleva trovarsi libero di pensare, libero, e nel deserto è un casino perché oltre che c'è caldo non c'è nessuno, ma se ne è accorto anche lui poi dopo. E praticamente dopo 2-3 giorni che non lo vedono passare, dicono ma non torna più Moseppe, non c'è Moseppe.
c'era un viandante e dice al viandante: io sono il viandante caritatevole, passa, vede Mosè là, insomma, che è sdraiato, che c'è un sole della Madonna che spacca la testa, una, e lui dice: guarda, sono passato di qua, ti lancio la borraccia, prendi e bevine finché vuoi. Lui, Mosè, prende la borraccia, fa, la mette al collo, non viene fuori niente, e lì si arrabbia molto. Dice: guarda la tua borraccia, vedi qua, rompere la scatola, e lo vedi che sto pensando, che sono qua da solo perché sto meditando, mi butta e gliela tira. Con cattiveria anche, e il viandante se ne va non dicendo niente, cioè, però lui era caritatevole e dentro nel suo cuore c'era la luce, cioè, e quindi il giorno dopo ritorna, trova sempre Mosè per il saluto, che cominciava a avere anche molto caldo, e poi col sole cominciava a essere anche un po' deficiente, perché insomma, e lui dice: sono passato ancora, guarda, ti lancio la mia borraccia, bevini finché vuoi, ti fa bene, perché col sole vedi che sei già un po' rincoglionito, ma allora prende la borraccia, la scuote e non viene fuori niente, e che si incazza ancora di più e gli dà un calcio alla gamba: vedi, dai la tua borraccia, che non vedi che sto meditando, mi hai rotto la scarpa, mi tira fuori, e gli fa anche molto male. E il viandante, senza dire niente, si prende su, va via, però insomma è più forte di lui, sta molto male, perché pensa a questo povero uomo, a questo Mosè, là da solo, in mezzo al deserto, il caldo, il sole che lo rimbambisce sempre di più, e vuole tornare anche il terzo giorno ritorna e dice: prendi Mosè, prendi la mia borraccia, ascoltami, bevi. E Mosè ancora una volta prende la borraccia, la scuote e si mette a urlare, e il viandante in quel momento lì, colpito proprio da una luce celestiale dentro il cuore, dalla sua, che lui era buono, caritatevole, lo guarda, lo raccoglie piano piano col braccio, gli dice: guarda, io so che adesso, ma io ti devo spiegare una cosa. E con la mano prende la borraccia che era ancora piena d'acqua e gliene dà tante, ma gliene dà tante, che nel frattempo il deserto aveva cominciato a fare i fiori, era fiorito, e lui ancora che lo stangava, gliene dà più forte, e sempre, fin quando si smette, gli prende la borraccia e gli fa la morale a quel punto lì. Gli dice: se vuoi bere, devi prima aprire il tappo, ignorante. E con questo vi saluto e vado e porto così il Nautilus, perché salutatemi tutta la nonna, ciao Mariola che mi ha lasciato da sola, vi saluto io e vado a vedere quell'altro ignorante, che adesso ve lo dico, prendi, tiro dietro qualcosa, però non c'ho niente, devi dargli, ignorante, devi far da mangiare, cretino, ciao ragazzi.